Ciao a tutti, oggi vi parliamo di un'arte che abbiamo soltanto noi in Sicilia e in particolare qui a Palermo viene intrapresa in questo piccolo teatro, però con una qualità che arriva alle stelle, perché secondo me il teatro, questo teatro dobbiamo cercare di promuoverlo ancora di più perché si sta andando perdendo, però noi vogliamo proprio che ritorni. È stato sempre uno spettacolo che ha divertito, fa divertire i piccoli e i grandi, tutte le generazioni, i turisti che vengono per la curiosità, anche pure chi amano questo tipo di spettacoli che non hanno mai visto, perché il nostro è sempre unico nel suo genere e abbiamo diverse scuole qui in Sicilia, però quello che io penso di che le nostre autorità si possano interessare a farci lavorare, reclamando loro stessi, perché il turista qui che viene in Sicilia non viene soltanto per i monumenti, ma deve vedere queste tradizioni, certo, che non sono sostenute per niente, di cui io ho una vita, 63 anni che faccio questo lavoro, avevo appena 12 anni quando incominciai ad avere, diciamo così, il martello in mano, oppure cominciare a lavorare con mio padre. Lei proprio li costruiva? Io faccio tutto, la pittura, cartelloni, scenografia, mi scrivo il testo che voi avete sentito, mi faccio le marionette, la parte legno, la pittura, gli arabeschi, faccio un po' tutto. Quindi c'è un lavoro a quello abbastanza. Che una volta venivano fatti, diciamo così, da molti artigiani. Mm-hmm. Questi oggi non ci sono più, anzi posso dire che l'artigianato è scomparso completamente, perché noi ci assumiamo ora altri mestieri che altri non fanno più, perché o si sono ammalati o stanno morendo, perché hanno una certa età. Quindi una volta che uno ha già un'età, praticamente, diciamo così, si arrende poi al suo lavoro perché le forze non ci sono più, ma io ancora fino ad oggi, che ho 75 anni, continuo ancora a voler dare degli spettacoli. Ma anche sui figli e poi nipoti. E questo comunque è il discorso, di aiutare anche loro stessi a farle, certo, continuare, per non, certo, farle scoraggiare, esatto, demoralizzare completamente, di non avere più quell'idea di continuare e fanno altri mestieri. Difatti uno dei miei figli se n'è andato all'estero a fare altro mestiere. Comunque è stato lui mio figlio e i suoi figli. Quindi si sono allontanate quattro persone, certo, di cui possono benissimo mettersi anche a fare spettacoli qui, fuori, ovunque. Quando viene la scolaresca spiego come, che metalli usiamo, che ferri usiamo. E quindi sono cose molto istruttive soprattutto per la nostra tradizione e per i nostri ragazzi che si stanno svegliando ora dietro la televisione che hanno sempre visto. Perché comunque è più facile per esempio il cinema, il teatro, dove c'è la persona che comunque direttamente mima l'espressione, mentre qui con i pupi bisogna saperli muovere, appunto prendono vita, e se qui, veramente si hanno per ci vuole tutta un'abilità completa di farli camminare senza fili come i nostri, di costruirle come è dovuto di costruirle, perché devono avere, diciamo così, tutto una caratteristica sull'antico, certo, e non sul moderno come molti li costruiscono. E quindi sono, diciamo così, accorgimenti ed esperienze in tutta la nostra vita di poter manifestare questo ai nostri turisti che vengono nella nostra teatro. E anche palermitani, perché molti ci sono. Palermitano, guardi, palermitano soprattutto viene quando non si paga, che per esempio lo spettacolo lo compra o lo paga il comune oppure la regione, che quest'anno praticamente anche per il festino non ci hanno dato niente. L'importante è che noi nella carta abbiamo il riconoscimento dell'UNESCO, però nella carta. Quindi come si muove questa cosa dell'UNESCO, che l'hanno denominato patrimonio umanitario, io vorrei capire come si muove la cosa e come possono essere aiutate queste cose. Ritornando allo spettacolo proprio, quali sono le scene più difficili da realizzare a livello proprio di movimenti? Perché vedo che comunque pesano, quindi...
Guarda, tutti i movimenti, tutte le scene sono per noi tutti uguali, sì, è quella che è molto più lavorata, di cui secondo anche i movimenti che si devono fare, mm-hmm. per esempio con il drago c'è cioè sempre delle cose, delle piccole difficoltà, e bisogna stare attenti anche pure a farlo riuscire bene. Certo, mi dovete coordinare. Certo, cioè, no, è tutto coordinato sì. bene, però molte volte anche i ragazzi qualche cosa sempre si impedisce, qualche piccola cosa, c'è qualche cosa che va sempre male, mm-hmm. ma dobbiamo cercare di migliorarla sempre e farla vedere certo. Come dovuto. I copioni, chiamiamoli così, li scrive direttamente lei? Sì. Quindi i copioni degli spettacoli presi dal libro. Io scrivo, leggo un pezzo di libro, praticamente poi mi invento quello spettacolo creando tutto il dialogo, l'ambasciatore, le scene, tutte quelle cose che si devono fare, anche con gli avversari. Quindi bisogna prende solo avere lo spunto dal libro. Lo spunto soltanto dell'azione che spiega il libro e poi io mi devo inventare tutto. Difatti io ho scritto pure Santa Rosalia, che speravo che il comune ce la dasse da fare, che è molto bella, una storia molto bella, decidata da tutti noi, e noi siamo in difficoltà anche pure di pagare il locale, quindi non sappiamo. Pubblicità da soli, cioè. Anche facciamo pubblicità 15 anni, quindi non è che abbiamo anche pure delle agenzie che vengono da Monaco. Che ogni settimana ne portano due gruppi, un 30, un 35, che facciamo degli spettacoli e delle spiegazioni, come ho detto poco fa, quanto riguarda la manovra, quanto riguarda anche pure farle vedere quanto pesano, le varie scuole e queste cose. Quindi abbiamo quelle agenzie che sono interessate a farle venire, perché quelle sono molto più intelligenti di farle vedere qualche cosa di oltre i monumenti. Ma io le mie forze dove arrivano posso soltanto informare i turisti, ma non è che c'è un aiuto vero e proprio di dire andate a Palermo e vedete questo. Vediamo se ci riusciamo noi. Non c'è niente, bisogna effettivamente andare a vedere. Andate a Palermo, andate a vedere il Teatro dei Pupi, che come è molto bella. Come una delle mete principali, sì. Non soltanto, anche perché diciamo, di fronte alla cattedrale, è un luogo centrale, quindi. Certo. Anzi, ci si sta seduti, quindi dopo... Che abbiamo. Infatti, molto stretto. L'ultimo viaggio che abbiamo fatto è quello di New York, dove la regione ci mandò lì per una manifestazione di cui abbiamo fatto 4 spettacoli, che erano più di 700 persone lì là dentro. E ultimamente mi hanno anche scritto all'ambasciata italiana che mi volevano mandare in Germania, ma io ero molto impegnato, di cui non posso lasciare qua gli impegni con le agenzie di poter andare lì subito, e quindi ho rifiutato che c'era lì un festival, perché il festival a me mi interesserebbero pure, però non ho diciamo così la libertà di poter lasciare qui i gruppi e me ne vado. Quindi c'ho ma nel viaggio lo avrebbero pagato loro o no? Non lo so, questo no, dovevamo chiarirlo questo in quanto riguarda le spese di viaggio, perché a New York ho portato tutto questo materiale che sono 600 kg di materiale che ho portato lì, che non è che è una marionetta soltanto, sono più di 30 marionette più il palcoscenico che è stato montato sopra il palco di New York del Metropolitan. Quindi ho fatto 4 spettacoli di là, molto molto belle, fino alla pazzia di Orlando, cioè ho fatto questo più la pazzia, come ho raccontato poco fa, Angelica con il pastore incontra, poi lo va a trovare e così poi in ultimo finisce che Orlando si spoglia dalle armi. Queste sono comunque grandi soddisfazioni, aver portato la nostra, un pezzo della nostra tradizione. Sì, molto, anche e molti siciliani si sono visti lì ricordando più o meno l'infanzia quando andavano in Teatro dei Pupi con i loro padri, quindi gente abbastanza una certa età.
Avete mai pensato di realizzare uno spettacolo di questo genere, però in chiave moderna, riadattato in chiave moderna? No, non possiamo farlo perché ci allontaniamo dalla nostra tradizione. Noi manteniamo la tradizione, come vanno fatti gli spettacoli, come vanno detti e tutte queste cose, ma non possiamo, diciamo così. Certo. Molti le hanno fatte, ma non mi sta bene a me la cosa. Invece la storia si incentra in realtà sulla figura, non che si incentra, però comunque il movente di tutto è Angelica, giusto? Ma questa donna alla fine a chi va in sposa? No, quello che avete visto voi è un episodio, diciamo che nelle battaglie che voi avete visto, praticamente succede che viene ferito uno scudiero che si chiama Medoro e questo piano piano si allontana dal campo di battaglia, va a finire in un bosco dove poi Angelica riesce a fuggire di qua dal campo di Carlo Magno. Passando trova questo ragazzo che era sofferente, sì, ferito, che poteva anche morire, sanguato per terra. Allora lei lo prende delle erbe, le ottura, diciamo così, la ferita di una lancia e così lo porta in una grotta. Ma lì piano piano si sono innamorati e così lo sposa, che sarebbe Medoro. Quindi Orlando, poi sì, vabbè, lei diciamo così dava sempre promesse di dare amore a tutte e due, però alla fine non dava a nessuno perché non piaceva né l'uno né l'altro. E quindi quando vede questo Medoro lo sposa lì nella grotta e dopo un mese così se ne vanno e riescono a imboscarsi in certi posti dove trovano negli alberi e con il pugnale scrivono sugli alberi Angelica e Medoro sposi, Angelica e Medoro uniti. Così Carlo Orlando quando poi va a cercare Angelica praticamente scende, va nella grotta, la grotta chiede al pastore ma c'è stata una principessa, quindi dice, il pastore dice ma la principessa è nella mia grotta, non è possibile. Dice ma è venuta una ragazza insieme con un giovane, l'ha curato e così se ne sono andati. Dice ma ditemi come si chiama, e il pastore dice io non me lo ricordo come si chiama, però mi ha dato un bracciale in regalo per ringraziarmi, diciamo così, dell'ospitalità che ho dato nella grotta. Così glielo fa vedere e Orlando se ne accorge che è lei e dice ah, questa è Angelica, devo dire dove sono presa, dove sono andato, cominciare, ma dovete mangiare, prima mangiate, no, dice io non mangio, dice voglio cercare Angelica, e così dice guarda scendi da questo monte e adesso ci sono dei boschi, hanno preso quella strada. Beh, noi alla fine dell'intervista facciamo sempre una domanda caratteristica. Prego. Chiediamo un segreto, qualcosa che lei non ha mai detto e che dice a noi di postillare in esclusiva. Per me è stato sempre un sogno di aprire un teatro come si deve e mantenerlo, diciamo così, anche i miei figli per come lo costruisco io. Un saluto per i nostri amici di Postillare. E ci facciamo coraggio ad affrontare questi giorni un pochettino sopra pensiero. Grazie.